Negli studi Abruzzo Web, Guido Liris, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia al Comune dell'Aquila, esponente aquilano del partito. In questi giorni si vanno definendo via via le liste per le prossime elezioni regionali. Sappiamo che lei è uno dei nomi che è stato coinvolto. Intanto abbiamo già una prima presa di posizione, l'uscente Luca Ricciuti, che dice: io sono candidato ufficialmente. Lei come si pone e sarà candidato oppure no? Ma il partito che adesso ha una guida a livello regionale nella persona di Nazario Pagano ha preso una posizione netta, una posizione forte, si è utilizzato un criterio che è quello di riproporre gli uscenti nelle varie realtà, quelle sia per quanto riguarda i sindaci delle città, sia per quanto riguarda i candidati alle regionali. È un criterio quindi discutibile, ma è un criterio che è stato accettato dai componenti del partito. È stato accettato da tutti noi e come tale va rispettato. È di tutta evidenza che quello a cui si punta è riproporre il grande risultato che il partito PDL, oggi Forza Italia, ha riproposto nelle scorse tornate elettorali. Sappiamo però che ci sono delle eccezioni in vari territori, in vari aspetti. Una delle eccezioni poteva essere lei. Le è stata proposta oppure no una candidatura? Ma devo essere sincero, ho avuto degli attestati di stima molto forti dai vertici del partito e anche dal Presidente della Regione, dal Presidente Gianni Chiodi, quindi anche dal Presidente del partito Nazario Pagano, che mi hanno chiesto di candidarmi. La presenza di due uscenti sull'Aquila che comunque venivano riproposti, non però mi ha consentito di essere immune da dubbi per quanto riguarda questo tipo di scelta. Forse anche per un po' per il bene dell'Aquila e per dare anche la possibilità agli aquilani di poter esprimere un eletto in regione, la mia scelta è stata quella di fare un passo indietro, di rinunciare a entrare a far parte dell'agone politico, dell'agone elettorale in prima persona e di non pregiudicare in maniera aritmetica, in maniera matematica, l'elezione di un aquilano in consiglio regionale. Se vogliamo, il mio impegno in questi ultimi anni, mesi, è stato quello appunto di difendere l'Aquila, gli aquilani, il cratere e anche la provincia dell'Aquila. Creare le condizioni di fatto perché questa rappresentanza fosse compromessa dalla matematica, perché se vogliamo tre candidati maschi sull'Aquila ponevano le condizioni per un'elezione quasi impossibile per ciascuno dei tre, una riflessione di questo tipo mi ha suggerito di lasciare spazio agli uscenti, appunto, dando una possibilità in più all'Aquila e questa possibilità spero sia sfruttata al massimo. A questo punto il suo elettorato, che è stato forte sia alle ultime elezioni comunali sia prima ancora alle provinciali, verso quale dei due uscenti si orienterà? Oppure ci sarà una terza scelta o ancora libertà di coscienza, insomma? Ma i due candidati hanno caratteristiche diverse, hanno sicuramente qualità e caratteristiche diverse e si ripropongono al loro elettorato in maniera forte, con una dignità politica e partitica che chiaramente non ha nulla di invidiare agli altri candidati di altre realtà anche della provincia dell'Aquila. Quello che farà l'elettorato evidentemente non è che lo posso decidere io. Sicuramente ci sarà un'attenzione particolare per quanto riguarda evidentemente i candidati aquilani per la possibilità e la capacità che potranno avere nel caso in cui verranno investiti dell'onere e dell'onore di rappresentare la realtà aquilana, ci sarà appunto la possibilità di riproporre loro quali forieri, quali portatori delle istanze di tutto un territorio che ha grossa, grossa difficoltà a far emergere le proprie istanze di questo territorio. Un passo indietro in politica non è un gesto a cui si assista molte volte, sarà ricompensato con la nomina a
uno dei vice coordinatori del presidente Pagano, non quelli territoriali ma quelli logistici, che saranno 5 secondo quanto detto da lui stesso. Si è parlato di lei, Abruzzo Web ha appreso che lei è in forte corsa per il ruolo di referente per gli enti locali. Questo l'ho appreso anch'io dal vostro giornale online, chiaramente mi ha fatto piacere, è molto lusinghiera come proposta. Io quando ho rinunciato a non, ripeto, a non compromettere l'elezione di un aquilano sull'Aquila e quindi in regione, a non privare l'Aquila dell'opportunità di andare in regione, non ho detto che non sarei stato della partita. L'impegno sarà massimo a favore del partito, della bandiera sotto la quale stiamo tutti e a favore del nostro territorio. La disponibilità a far parte del partito e a dare un contributo a questo partito perché abbia una sua capillarità e una sua rappresentanza forte a livello locale è una disponibilità che io ho dato in maniera forte, in maniera convinta, ma anche in maniera entusiasta al presidente Pagano. Quello che accadrà evidentemente nelle sue mani, aspettiamo soluzioni per quanto riguarda sia l'organigramma regionale che gli organigrammi provinciali. Per quanto riguarda la proposta che avete fatto voi e che quindi qualcuno vi ha riferito, ma probabilmente che ho letto io e non solo su Abruzzo Web, non può che farmi piacere il fatto di essere preso in considerazione per quanto riguarda l'organigramma di riferimento di Nazario Pagano. Un'ultima domanda sul partito aquilano per quanto riguarda proprio l'Aquila città. Sappiamo che si parte da un dato molto basso che è quello delle comunali, l'8% del vecchio PDL, peraltro non dovrebbe, come dire, alleggerirsi di molto perché nuovo centrodestra all'Aquila ancora non è emerso con individualità particolari. Come procede la ricostruzione del partito? In particolare, sarà possibile superare l'annosa divisione tra i giuliantiani cosiddetti e quelli che in qualche modo stanno con l'Iris? Ma questa è una divisione che se posso permettermi è stata spesso anche alimentata d'arte. Il problema è appunto dare una chiarezza di informazioni al nostro elettorato. L'elettorato ha fame di rappresentanza e fame di partito, di organizzazione. Se noi riuscissimo anche con il contributo di tutti, quindi come hai detto tu, i giuliantiani, i ricciutiani, i lirissiani e chiunque abbia da dare e da dire qualcosa di importante per l'Aquila e per questo partito, lo faccia perché adesso è il momento, soprattutto in un momento di pre-elezioni bisogna dire la propria e dare il massimo per competere. La ricostruzione può anche partire da momenti come quello elettorale, può magari trovare slancio e opportunità da momenti elettorali, nella valorizzazione di un rinnovamento sicuramente, nella valorizzazione dei giovani e nella valorizzazione di un nuovo entusiasmo che i cittadini aquilani e i cittadini di centrodestra chiedono al partito di Forza Italia in questo momento all'Aquila. Grazie a Guido Liris. Grazie a voi, arrivederci.